Saremo ricaricati da questo nuovo video di Yu-Gi-Oh! Mentre livelliamo il Sigio, è arrivato l'evento della KC e vi faccio subito vedere i replay delle partite che io ho fatto con un mazzo che non mi aspettavo. Davvero non mi aspettavo che il mazzo Luce Lunare mi desse tutti questi risultati nella KC. Comunque, come potete vedere, sono arrivato alla divisione 15 facendo comunque delle buone partite con degli avversari. Ho salvato i replay. Il gioco mi dà errore. Comunque ritorniamo. Ho salvato i replay per farvi vedere tutte le partite che io ho fatto con il mazzo Luce Lunare. Quindi cominciamo subito. Prima replay siamo contro un cinese. Fatemi sapere se preferite i video dove io parlo, quindi spiego le giocate che faccio, oppure i video dove io magari non parlo, lascio soltanto l'audio del gioco come sfondo, come traccia sonora del video. Io ci ho detto Luce Lunare perché è partito Kaiba, me lo deve... Cioè, mo... Pepe, che cazzo c'è sto replay? Vabbè, lasciamo stare, forse è quest'ultimo. Dicevo che c'era qualcosa di strano che non mi inquadrava. Comunque, allora, parte il primo fail iniziale. Ok. Andiamo. Allora, il Luce Lunare io li ho abbinato con... Ma perché spuntano scritte giapponesi? Vabbè, lasciamo stare. Comunque, l'ho abbinato inizialmente col potere dell'oscurità come abilità. Poi visto che era una gran minchiata, visto che aumentava i danni dei mostri tipo demon incantatori di 200 punti e non i mostri oscurità come ero convinto che fosse. Quindi tutti i miei mostri che erano guerriero bestia non venivano praticamente buffati. Quindi più avanti nei video, cioè nelle partite, l'ho cambiata questa abilità e ho messo previsione oscurità. Detto ciò, vi lascio al gameplay. It's our destiny to duel, and this is one duel that I must win. Thank you.
time to duel! I knew we'd duel eventually. Something new. Thank you.
Ok ragazzi, queste erano le partite fatte. Ora vi faccio vedere la lista che io ho usato. Quindi andiamo qui, selezioniamo il mazzo, vi faccio vedere pure l'abilità con quale l'ho usato alla fine. Ho usato previsione magia trappola, ho provato anche previsione oscurità, ma l'abilità migliore da usare in questo mazzo è sicuramente pesca del destino. Detto ciò, fatemi sapere i vostri risultati sulla KC, fatemi sapere qui nei commenti quale mazzo state usando, quale mazzo state provando, cosa ne pensate di questa stagione della KC di novembre 2020. E noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti!